Mario Ancelotti, partiamo un po' da lontano prima di arrivare a quello che facciamo qui nell'auditorio. Ma ecco, cos'è la bellezza di una città? Beh, la bellezza è la vita che si svolge in questa città in tutte le sue espressioni, sia in quelle antiche, per cui tutti i documenti storici monumentali che ci sono, sia quella che si vive in questo momento, ecco, per cui questo credo che sia la sintesi della bellezza, ecco, e riuscire a vivere le due cose nella stessa dimensione, ecco, queste dimensioni diverse nello stesso momento. Lei riuscirebbe a vivere a Firenze senza che ci sia un centro storico di Firenze? Beh, no, no, effettivamente questa è una domanda, diciamo così, retorica. Ecco, Firenze vive per il suo centro storico, così come anche L'Aquila dovrebbe vivere per il suo centro storico. E naturalmente quello che è successo qui 5 anni fa è stata una tragedia per tutta l'Italia e per tutto il mondo. Ecco, io sono venuto qui qualche anno fa e ho trovato veramente una situazione gravissima. Poi sono ritornato 2 anni fa e ho trovato già qualcosa di meglio, e ora mi sembra che le cose, anche se molto lentamente, siano un po' migliorate. Stiamo ritornando a Firenze, se l'immagino una città con perfettamente ricostruita, con tutti i palazzi lucidi e ben illuminati, però sostanzialmente una città senza culture, chiusa nei recinti del suo turismo. Beh, ma sicuramente una città storica. Storica non è solamente perché è un museo e perché ha dei monumenti, ma perché questi monumenti stimolano e fanno in modo che chi ci vive dentro diventi esso stesso una persona che vive nella cultura e che debba fare cultura e debba fare bellezza, ecco, adoperando la parola che ha detto prima. Beh, a questo punto possiamo parlare del claviorgano di Bach, che sarà protagonista tra poco qui all'auditorio. Dunque, il claviorgano che suona questo mio carissimo amico Claudio Brizzi è uno strumento che ha avuto una lunga storia, è stato costruito, veniva costruito nel 5, 6, 700, poi per ragioni principalmente legate alla sua difficoltà di costruzione e soprattutto al suo costo di costruzione fu abbandonato. E poi è stato ripreso appunto da questo mio amico, non solo da lui, ma insomma lui ne ha costruito uno o ne ha fatto ricostruire uno storicamente e filologicamente molto preciso e molto interessante, e con questo si può fare tutto un repertorio che non si può fare né con l'organo né col clavicembalo. Perché i due sono praticamente due strumenti assieme, ma non è una somma di strumenti, ma facendo in questa maniera la fonica, cioè i suoni sono completamente diversi. Suonare col claviorgano apre enormemente gli orizzonti musicali e per me, che sono un flautista, è stata una sorpresa, un'emozione straordinaria che ho avuto, e questa l'ho avuto qualche anno fa. Per la prima volta che suonavo con lui, con questo strano strumento, immediatamente noi abbiamo fatto dei dischi per una casa musicale giapponese, che poi è stata ripresa anche da Amadeus. Dei dischi hanno avuto un grande successo proprio perché si apre una sonorità, una maniera di rileggere Bach in maniera diversa da quella tradizionale. E questo ci ha dato veramente delle grandi soddisfazioni e delle bellissime opportunità.